Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Albiac. Oggi facciamo un bello scherzo a Tecnoid & Moiny e ora ve lo spiego subito cosa andremo a fare. Tecnoid & Moiny in questo momento qua sono andati via, ci hanno lasciato a casa da soli a me e fratello Ussa, che adesso fra poco vedrete perché vado su a salutarlo e vado su a prendermelo, perché oggi faremo un bello scherzo, chiameremo Tecnoid, gli diremo che anche noi stiamo uscendo, poi quando torneranno troveranno una sorpresa bellissima che insieme a fratello Ussa adesso applicheremo, quindi venite con me. Fratello Ussa! Cazzo, è finito? No! Cioè, fratello, mi fa infartare così a me. Io ho 35 anni, zio. Il mio cuore sono deboli. Che cos'è che dobbiamo fare che stavo sentendo da prima? Da ragazzi, non sapete quante volte mi fa male. Ve lo faccio vedere, guardate qua, guardate. Al Gran Reno a finire... Perché Moiny e Tech sono andate al Gran Reno... Porco... Cercando qualcosa... Porca puttana, che nervoso. Comunque fratello, adesso dica. Tu hai visto che se ne sono andati via. Allora io avevo un'intenzione, volevo chiamare Tecnoid, okay. O Moiny, okay. Uno dei due. E dirgli che neanche noi stavamo uscendo, che ci andavamo a fare i cazzi nostri, che andavamo a portare bea, non lo so, okay. Andiamo a vedere la palestra, diciamo, andiamo a vedere la palestra. No, io, però ok, non credibile. Andiamo a mangiare. E poi praticamente quando loro arrivano io gli faccio trovare la casa derubata. Quindi andiamo in camera tua, apriamo tutti i mobili, tutto quanto, apriamo solo, te non dischiamo niente. Okay. Andiamo in camera di Tech. Beh, qua non è che c'è da tanto da mettere in disordine. E già, cioè, ma come cazzo? Ma sono già passati i ladri. Cioè, qua va a finire che gliela metto a posto, non gliela devo. Cioè, se entra un ladro qua gli mette la roba a posto, poverino. Nice. Comunque gli portiamo via computer, il case, lo portiamo giù, il Gold XLR che ha un bel valore, microfono non stacchiamo, telecamera neanche, tanto vediamo qua cosa possiamo rubare da qua, però alta la visione, però è molto attaccata quella, c'è da fare un bel lavoro, poi vediamo come fare. E poi da fratello Moiny e da noi apriamo solo i cassetti, capito? Facciamo solo la scena che... Ok, va bene. Dai, cominciamo da te. Vai, perfetto. Apriamo tutti gli armadi. Io non sono bravo a rubare, zio, non so come rubano i ladri di solito. Ma non so manco io. Fai la scaletta, guarda che meraviglia, guarda che bravi. Qua apriamo l'armadio anche qua, perfetto. Basta, la tua camera è svaligiata già. Ci abbiamo anche... Porca cane, porco cane. No, ammissione di colpa. Polizia! Vai, andiamo anche nella mia camera perché anche la mia vedo che... Bea, cosa stai mangiando? Bea, sei pronta a vedere i ladri in casa? Dai, lo sapevo. Ma perché nella mia fai così? Che animale. Ma dai, ma cosa mi hanno rubato? Il materasso? Io tutte le cose. Non ci posso credere, l'ha fatto veramente. Così un po' qua, un po' là, no? Il tronco lì per gli altri, te lo so, scendo io adesso a te. Lo sapevo. No, un pochettino. Lo sapevo. Qua. Non ci credo. Tanto c'ha la donna delle pulizie, noi non ci prego, io lascio tutto così. Via, apriamo tutti i cassetti, via così. Ok, qua è fatto, Tecnoid è fatto. No, Tecnoid metà della stanza è già fatta. Vabbè, metà della stanza l'abbiamo già fatta, Tech. Beh, io proporrei una cosa, fra. Sì, ma così si rovinano, eh. Ma adesso tutti i vuoti sono. C'è anche Bea che vuole aiutare. Abbiamo ancora il pezzo forte qua ora. Ah, è vero, il PC. Questo solo per riattaccarlo, dopo ci mette 6 giorni. Però ti serve un computer a te? Per il momento no. Non ti serve? Però lo devo mettere nella camera tua, eh. Perché? Come perché? Perché in una camera bisogna mettere le cose. Dove cazzo me le metto? Nel culo qua? No, in soffitta. Su. Se ti cade è la fine, Se ti cade sono io finito veramente. Oh, eccolo là. Guarda che robetta, va. Bea, vieni giù. Vieni, Bea. No, Bea. Andiamo, dai. No, ma vedi che fa la guardia al PC. Vieni. È troppo in ordine qua. I cuscini. Ho trovato 1.000 euro e un paio di mutande. Incredibile. Dove? Di chi sono queste mutande? Ok. E fino a qui tutto a posto. Andiamo tutti. Tac. Provateci. Sono bravissimo.
Signore e signori, stanza di Moni! La prima cosa che faccio è spaccare tutto il pezzo di merda. Ma adesso gradino, ragazzi, è la fine. Oh. Allora, stanza di Moni. Allora, anche tu, Moni, vuoi mettere a posto la roba o no? Guarda qua, dai, dai, usa. Ma ti rendi conto, dai, andiamo e via. Stanza di Moni è fatta. Pure questa è andata. Ultima strada. No! Che sta rindrizzando? Allora, saluto, ciao ragazzi, tutto bene? Non possiamo fare niente qua. Oh, però abbiamo un assemblaggio. Questo è quello che sta facendo del video lui. Però i veri ladri non gliene frega niente se tu stai rendrizzando. Allora. Okay. Moni! Allora, ti posso spiegare, Moni? È colpa dei ladri. Oh! Arresti i sistemi. Andiamo, andiamo! Aspetta, dagli tempo! Si deve prima spegnere! Sono le periferiche! Hai staccato il cavo che si è partita la corrente! Uno, due! E qui! Oh, che non svenire! Porca! Wow, che nascondiglio! Aspetta. Mamma mia! Aspetta! No, vabbè! No, vabbè! Ragazzi! Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, nessuno non opera mai! Non voglio andare su tre piani, te lo giuro, non ci voglio andare su tre piani, non lo devo portare io dopo, capisci? Un sabato sei in palestra. Perciò io adesso vado in palestra, via che... Non puoi, devi portare prima me, No! Ma sono finiti? No. Guarda bene. Guarda che li controlla! Non mi interessa. No, Alve, è tuo il video? Ci pensi tu? Tu la paghi questa? E voilà! E anche qui nascondiglio veramente a top, perché quando loro verranno a vedere le nostre camere faranno sì che lo metto un saltino anche al bagno. Sì, a vedere ci hanno cagato. Questa casa ha troppi mobili, ne ha troppi veramente, Fra, io dopo devo partire. Metti a posto il numero. Ma io devo andare ad allenarmi, ragazzi. Perciò andiamo a mangiare, bravo. C'è un mobile ancora qua che non abbiamo aperto. Questa cosa qua mi irrita molto. È uguale, identica a come l'abbiamo preso all'inizio. Va bene, ci siamo. Adesso dobbiamo chiamare Tech. Serve il tuo telefono. Ciao! Ascolta, va che Yehusta stiamo uscendo, Ma portiamo un po' fuori Bea, poi magari andiamo a mangiare qualcosa. Allora, voi avete le chiavi per entrare? No, sì, ce li hai, ok. Ok, ascolta un attimino, quando torni però chiamaci, che magari noi siamo in strada e ci tiri su, perché siamo a piedi noi. Non andiamo in macchina, per la macchina di Ussa. Mamma mia, che bolide. Ma ti tiro su dove? Non lo so, quando stai per tornare a casa, quando sei nella via di casa, chiamami. Ciao, dopo. Ciao. Quindi, ricapitolando, noi rimaniamo qua. Ok, non okay, però lui quando ci sta chiamando che sta tornando verso casa, io te andiamo un attimo nella via che facciamo finta che stiamo tornando col cane indietro, capito? Sì, però sta piovendo, perciò andiamo in macchina. Cioè ci mettiamo sempre in macchina. Sì, aspettiamo che loro arrivano. Quando loro stanno proprio arrivando. Vai, va bene. Vamos. A dopo, raga. Allora, ragazzi, mi ha chiamato Tech. Sta piovendo, porco cane, però faccio finta che siamo andati fuori con Ussa. Adesso Ussa è andato in palestra. Però io adesso vado nella stradina qua. Lui mi ha già chiamato, mi ha detto che stavano arrivando, quindi fra poco li troveremo nella stradina di qua. Ok? E noi faremo finta che eravamo fuori con Ussa e il cane. Ed è niente, è successo quello che è successo. Adesso aspettate, venite con me. Allora, mi metto dalla parte che sto come se stessi tornando, Quindi fra poco arriveranno sicuramente. Adesso mi metto per così. Io non so quando cazzo arrivano. Sotto la pioggia dobbiamo fare questo video, amore. Dobbiamo fare sotto la pioggia il video. Poi i youtuber non faticano, Guarda qua. Adesso mi tocca fare un video. Adesso camminiamo. Facciamo finta di stare vloggando per i fatti nostri. Bello tranquillo. Under the rain. Eccoli, stanno arrivando. Eccoli. Andiamo, bambina. Sono loro? Sono loro.
Cioè, ma che blocco sto facendo sotto la pioggia? Eravamo... Sì, eravamo io e Uso giù di là, eravamo, porca Eva, in mezzo alla pioggia. Uso ha preso la macchina e se n'è andato. La giacca, niente. No, fra, sono uscito così, prima non pioveva. Chiaro. Grazie per essermi venuto a prendere, ti ringrazio. Comunque, sono arrivati, ragazzi, finalmente. Madonna, mo che vedono la casa. Non siete venuti a casa? Eh? Cioè, ho lasciato tutto aperto, fra. Brava, brava, che deficiente, ho lasciato tutto aperto, abbiamo lasciato Uso. E non l'ho fatto apposta, zitto. No, ma a parte che è uscito Usa per ultimo, fra. Ma che cazzo è? Dai, siete venuti via a casa. Siete venuti via a casa? Ma raga, ma avete lasciato tutto a pe... Ma che cazzo avete fatto qui? Dai, siete venuti via a casa, di la verità. No! Oh! Adesso mi cazzo, Fra, siete venuti via a casa, dimmi la verità, dai. Ma è entrato qualcuno in casa? Merda, fra, mi hai preso in diretta così, ma che meraviglia. Ma ti hanno rubato qualcosa, Moni? No. Sì, fra, è entrato qualcuno. Vieni su, vieni su, vieni su, vieni su. Ma perché cercavano qualcosa? Ma siete stati voi, dai. Eravamo al Carreno, stavamo noi, Ma tu. Ma tu. Wow, è entrato qualcuno qua dentro, Che cazzo dici? Ma chi ti giuro che se lo beccavano, gli spaccavano il cranio. Ciao, dove cazzo è il mio computer? Che computer? Coglione di merda, dov'è il mio computer? No, vabbè. Dai, ma mi stai trollando tu a me. Ogni volta che faccio i video mi dovete trollare voi a me, dai, zio. Basta, deve finire sta storia, zio. Oh, coglione, cioè... vuoi vedere se c'è il computer? Sì, dai, computer? Siete venuti voi, ragazzi. Ma che cazzo spazio? Mi dici la verità, per favore, dai. Oh, guarda, fra che io non sono manco entrato qui, ragazzi, dove cazzo è il mio computer? Ma poi qua è tutto ribaltato, ma che cazzo? Guarda, c'è una storia che ho pubblicato 35 minuti fa. Eravamo al Granreno. Eravamo al Granreno. Sì, sì, ma sei tornato mentre noi eravamo. Ma dove cazzo fuori, torno? Volo! Ah! Wow! Adesso vedo una faccia che non hanno mai distrutto loro, Il mio cazzo di PC non è al posto. Io ve lo dico, se è uno scherzo, chi ha toccato col PC oggi zitti non dorme. Oh, il mio fra non c'è. E il problema è che quel PC fra ci sono ancora 8 video che hanno stato il PC mentre renderizzavo. Sì, ma se hanno mentre preso il PC, se è entrato qua e qualcuno qua ha preso il PC, vuol dire che uno è qualcuno che sa chi siamo. Due è qualcuno che è andato proprio dritto verso quei due computer. Mi hanno rubato pure i 100 euro, zio. Mi hanno rubato 100 euro che c'erano là sopra. Scusa, ma il PC di Uso è qui? Fra, non è che saranno venuti a piedi, erano in 2-3. Ho capito in 2-3, ma se un ladro entra si prende tutti i PC. Come se li porta poi? Se li porta nel culo? Sì, e quello di Uso rimane qua. Ma perché il tuo computer è lì? Fra, cosa io ti devo dire? Per un altro PC io non li spendo. A me non mi interessa. Cioè, allora, i ladri entrano, ok? Ma i ladri fottono, di che cosa? Fottono il mio computer, fottono il computer di Money. Punto, per il quello... tuo computer rimane qui e quello di Uso rimane qua. Perché siete stati voi due e ci volete fare lo scherzo a noi, ma non ci caschiamo. Tutto ribaltato. Ma adesso per favore mi puoi dire una cosa seriamente? Dai, sono serio, veramente, vieni qua. Dove stai andando? Ma che ladri strani. Sei un coglione. Sei un coglione. Che cazzo, ma ladri di noccioline veramente, oh. No, io sono venuto a controllare se nel podcast hanno potuto tutto quanto la roba del podcast, che là ci sono 5. Ma guarda questi ladri che ladri stupidi, veramente. Cioè, se lo potevano anche portare. Sei una testa di cazzo, sei una testa. Ma vuoi vedere quello di Moni? Ulla, sono sudato. Vuoi vedere quello di Moni? Ulla, sono sudato. Ti sei cagato. Ma adesso io poi dovrò prendere questo, scendere giù, rimontarmelo tutto. Proprio così. La stanza. Proprio così. Però pago io il sushi. Giura? Giuro che pago io il sushi se voi rimettete a posto le vostre robe. Per picchiare adesso ho detto l'unico modo che ho per tranquillizzare è picchiare. Questi ladri qua, vai, che sono palle proprio. Ma puoi vedere una cosa? Poi, puoi vedere che poi scompaiono tutti, capito? E il tuo culo di Uso non scompare. Infatti è là che io dico, ma che cacchio è sta roba? Fra, io stavo renderizzando, non potevo anche Moni, stavo renderizzando, gli ho fatto un danno della madonna. Ti hai staccato? Sì, fra, tutto il coglione. per lui non lo sa ancora. No. Oh, Moni! Ma non ci sono i PC! Qua siamo scherzi. Io sto tiltando, ragazzi, preparo la mia valigia, me la vado a fare. Non puoi andartene a Stream House.
Perché avevi? Una valigia Asbestos. Ti hanno rubato pure quella? Esebbi il mio PC lì fisso. Esebbi fisso stava renderizzando. Voi due eravate qua e neanche uno di voi due esce da sta casa, lascia le porte aperte. Allora, uno, primo siete dei coglioni. Secondo, è stato Usa che è tornato. Usa è tornato a prendere la borsa. Gigi a voi. Usa l'avete chiamato? Usa è tornato a prendere la borsa dalla palestra. Fra, io ero giù con Bea. Io avevo chiuso, ne sono sicuro. Perché gli ho dato anche le chiavi. Adesso tu mi ricompri il mio computer. Io? Te o Usa? No, no, te l'ho ricomprato fratello. Io ti giuro che ero fuori. Io voglio il mio computer dietro. Io sono tira fuori oggi esempi, rapisco tutte le persone qua intorno a stai cazzo di casa, Tutti esempi li faccio un furto io stasera, A tutti rientro in casa io stasera. Fra io, fra fuori di testa sto, fra. Io ora sono matto, fratello, Non pensate che era sto male, Ara io sono pazzo. Ara io. Mani, devi andare in bagno prima. No. Tieni sta Bea, prendila. Ragazzi, andate dove volete andare, io sono da fare. Cosa c'hai da fare? Le rapine. Ara io. Guarda che ti pago il sushi se torni qua. Apri la porta, la sfonda perché non c'ho le chiavi. Apri la coglione. Vuoi vedere? Vuoi vedere? Ne compriamo altri. Io sono a posto. Tu non passi la nottata peggiore della tua vita. Io sono. Ma cosa vuoi da me? Passi la nottata. Ma perché te lo sapevo? Ma non lo so, ma perché te la prendi con me? Posso dire una cosa? No, ma non ha ragione, fra. Non cosa c'entro io? Oh, posso dire una cosa? Ma io non c'entro niente. Prendi fra la gamba! Aspetta, non scherzo. Mario, non scherzo. È in bagno il tuo computer! Stavo renderizzando un video Ho sentito un gioco! È nel bagno il tuo cazzo di computer! Gli ha interrotto il rendering! Ma no, cos'è un coglione? Ma lo sa che il video del bunker sono un'ora e mezza di video, no? Cosa non va a cena? No, andiamoci lì e paga lui. Dammi la carta di credito, dov'è? Non c'è. No, estorsione questa. Questo mette a posto tutta casa. Sì. Chi? Allora, io ho detto una cosa. Ascolta, come l'hai rovinato? Adesso sistemi. No, sì, aspetta. Sì. Io ti porto a mangiare sushi, però sistemate voi. No, sistemi tu, bello. Pago mio. Io. No, paghiamo noi, ma sistemi tu. Ci stai? Ci stai? Vuoi sistema a casa? Hai fatto il video? Ho detto pago. Hai messo un disordine. Sistema a casa. Al disordine. Ritorno io tra un'ora e mezza. Oh, è il bello che l'abbiamo messa a posto stamattina. Hai visto? Quello è karma. Aia! Pezzo di cretino. Queste sono pale queste. Queste hanno scavato il bunker. Sono pale. Fatemi parlare, me che mi avete rotto. Il mio PC ha un setup con attaccate 70 cose, ok? Adesso lui deve riattaccare tutti i computer e sistemare a casa, me ne frega niente. Andiamo a cena, andiamo, sì. Andiamo, dai. Allora ci vediamo al prossimo video, ragazzi.